A luce del compito che la Madre Celeste ha realizzato in pienezza, ascoltiamo ancora ciò che Gesù si disvela sull'instancabile lavoro interiore che fece lui stesso nella sua santissima umanità per la nostra redenzione e rideificazione. Ascoltiamo pure quanto Luisa, la piccola figlia della Divina Volontà, è dovuta impegnarsi per realizzare il compito lei richiesto. E prestiamo amorosa attenzione al tacito invito a suggellare ogni atto nel divin volere che il Signore rivolge anche ad ognuno di noi. Il secondo impegno convenne a me, Gesù che parla, per formare la redenzione. Convenne a me per formare la redenzione. Quanto dovetti girare per tutti gli atti umani, prenderli tutti come in pugno, ricoprirli, suggellarli, smaltarli col mio volere divino, per attirare il mio celeste Padre e fargli guardare tutti gli atti umani coperti di quel volere divino che l'uomo aveva respinto nelle regioni celesti, affinché il mio divin Padre potesse aprire le porte del cielo serrate dalla volontà umana. Non c'è bene che non scenda se non per mezzo della mia volontà. Il terzo, rivolto a Luisa, il terzo è tuo. Al primo e al secondo suggello del nostro volere su tutti gli atti umani, conviene a te, come figlia primogenita del nostro volere, mettervi il triplice per ottenere che venga il regno del mio volere sulla terra. Perciò gira, figlia mia, su tutti gli atti umani delle creature. Penetra fin nei cuori. Porta a ciascun palpito il palpito del mio volere, a ciascun pensiero il bacio, la conoscenza della mia volontà. In ogni parola imprimi quel fiat onnipotente, invadi tutto, travolgi tutti in esso, onde venga il mio regno sulla terra. Il tuo Gesù non ti lascerà sola in questi giri, ti assisterò e guiderò il tutto. E mentre ciò diceva, io prendevo il mio volo e giravo per tutto e per tutti. Ma chi può dire ciò che facevo? Lo può dire solo Gesù, che me lo faceva fare. Quando ho passato una notte sempre insieme con Gesù, e mentre giravo, ora gli riconducevo tutti i pensieri, ora tutte le parole, ora le opere, i passi, i palpiti tutti, investiti della sua volontà. E Gesù, con amore tutto, con amore riceveva e mi faceva festa. E poi mi ha detto: vedi che gran differenza c'è tra la santità nel mio volere e quella delle altre virtù. La prima è ricevere in ogni istante correnti di grazia, di luce, di amore, e stare la creatura in ogni atto suo in ordine col suo creatore. Perciò è la santità che più si avvicina al suo creatore. La seconda, quella delle altre virtù, è a tempo e a circostanza, quando si presenta l'occasione di esercitare, ora la pazienza, ora l'ubbidienza, ora la carità ed altro. E se occasioni non si presentano, le virtù restano interrotte e senza crescenza, e non possono ricevere il bene che la virtù in atto contiene. Invece, nella santità del mio volere non ci sono fermate né interruzioni. Il mio volere è sempre fisso ad ardeggiare sulla creatura. Lei lo può ricevere in ogni istante, se respira, se pensa, se parla, se palpita, se si ciba e se dorme, tutto entra nel mio volere ed in ogni istante può riempirsi della mia volontà con tutti i beni che essa contiene. Gli atti fatti nel volere divino con continuazione. Quindi, gli atti fatti nel volere divino con continuazione, fatti con continuazione, come tanti messaggeri divini e circolari celeste, circolano per tutta la patria del cielo, invitando ogni suo abitante a preparare ciò che serve, perché il regno del divin volere sulla terra sia accolto con decoro.
Questi atti sono l'estasi del creatore, formano tante ore per chiamare l'alba di questo regno. La Vergine formò l'alba della redenzione. Quanto è bello, adesso questo è del volume 24. Andiamo in giro e non solo smaltiamo, ma consegniamo a tutti la circolare. Hai visto le lettere circolari che circolano? Altro che burocrazia, che ministerio, che cosa. La circolare celeste. Ci facciamo come dei postini della divina volontà. Bello. Questa è un'altra bella conoscenza con cui possiamo arricchire i nostri anni. Stavo impensierita per una circolare giuntami per la casa, una volontà, tanto voluta dal venerato padre di Francia e tanto da lui sospirata, che non ebbe la consolazione di vederla compiuta ed aperta allo scopo da lui voluto. Ed ora finalmente da ciò che diceva la circolare spuntava il giorno, forse prossimo, dell'effettuarsi di essa. Oddio, pensavo tra me, sarà proprio vero che la volontà di Dio, che è volontà di Dio che io vi andassi? Ed i componenti di questa casa saranno esse le vere piccole figlie della divina volontà? Saranno esse il principio dell'inizio di quell'era divina del regno del Fiat Supremo sulla terra? Ma mentre ciò pensavo, ed altro, il mio dolce Gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto: figlia mia, ogni detto, opera e sacrificio che si fa nella mia volontà e per ottenere il regno divino sono tanti messaggeri che si spediscono per la patria celeste, i quali portano la circolare divina e la fanno girare a tutti i santi, agli angeli, alla sovrana regina, allo stesso creatore, dando a ciascuno l'impegno di preparare le diverse cose che ci vogliono per un regno sì santo, affinché tutto sia fatto con decoro, con decenza e con nobiltà divina. Onde tutti gli abitatori della patria divina, con questa circolare celeste nelle loro mani, si mettono tutti all'opera di soddisfare al loro compito di preparare ciascuna cosa a loro imposta. Sì che la circolare della terra fa il suo eco alla circolare celeste, e cielo e terra si muovono, si occupano per il solo scopo del regno della mia volontà divina. La terra per tutto ciò che necessita nell'ordine naturale, la corte celeste per tutto ciò che riguarda nell'ordine soprannaturale. Pare che cielo e terra si danno la mano e fanno a gara a chi più faccia più presto a preparare il regno sì santo, un regno sì santo. Se tu sapessi che valore tiene un atto fatto nella mia volontà, come sa muovere cielo e terra, come si sa aprire la via ovunque, si mette in comunicazione con tutti ed ottiene tutto ciò che non si è ottenuto per tutti gli atti insieme per tanti secoli. Sono non un sole, ma tanti soli per quanti atti si fanno, che formano il giorno fulgido e smagliante del regno della mia volontà sulla terra. Gli atti fatti in essa sono spinte all'ente supremo, sono calamite che lo attirano, sono dolci catene che lo legano, sono rapimento in cui la creatura tiene la forza di formare l'estasi al suo creatore, il quale, rapito come in dolce sonno dall'estasi che gli ha fatto la sua amata creatura, concede ciò che voleva dare da tanti secoli, ma non trovava colei che, estasiandolo con la sua stessa forza divina, si rendeva rapitrice del regno della sua volontà divina. Come la creatura si muove nel mio fiat e forma il suo atto, così il Dio si sente rapire e nel suo dolce sopore si sente disarmato e vinto, e la creatura resta la vincitrice del suo creatore. Con questi preparativi succede come ad uno sposo che, dovendo fare il suo sposalizio, si prepara l'abitazione, la stanza da letto, tutti gli oggetti che ci vogliono per fare che nulla le manchi. Poi si passa alle vesti dello sposalizio, si fanno gli inviti, tutto ciò che fa decidere lo sposo di compiere ciò che lui stesso voleva.
ma se nulla si prepara, lo sposo prende tempo e mai si decide. E lui stesso si sente impacciato e dice fra sé: devo sposare e non ho l'abitazione, non ho il letto dove dormire, non ho le vesti per comparire da sposo. Che figura devo fare? E di necessità si toglie qualunque pensiero di fare lo sposo. Così questi preparativi, gli atti fatti nella mia volontà, le circolari, sono spinte a muovere il mio volere che venga a regnare in mezzo alle creature. E le mie conoscenze sono come lo sposo che viene a sposare le creature coi nuovi vincoli, come uscì dalle nostre mani creatrici. E prosegue Gesù: tutto è stabilito dall'ente supremo, preghiere, atti, pene, sospiri, che deve fare la creatura per ottenere ciò che noi stessi vogliamo darle ed essa sospira di ricevere. Sicché, se questi atti non vengono compiti, non spunta da noi il sospirato sole in mezzo alla lunga notte dell'umana volontà per formare il giorno del regno del Fiat divino. Perciò molte volte succede che si fanno tanti atti e preghiere e nulla si ottiene. Poi, per un altro piccolo sospiro e preghiera, si ottiene ciò che tanto si sospirava. Forse è stato l'ultimo atto che ha ottenuto il rescritto della grazia? Ah, no! È stata la continuazione di tutti gli atti e preghiere. E se si vede che si ottiene con quell'ultimo atto, è perché ci voleva tal numero da noi stabilito. Sì, non era giunta l'ora. Mancano gli atti. Mancavano gli atti. Il numero degli atti. Onde, se tu vuoi ricevere il regno del volere divino, non ti arrestare, altrimenti, mancando la lunga catena degli atti che giunge fino al trono di Dio, non otterrai ciò che tu vuoi e noi vogliamo dare. Gli atti sono come le ore che formano il giorno o la notte. Ogni ora tiene il suo posto. Alcune ore formano la sera, altre la notte fitta, altre ore l'alba, altre lo spuntare del sole, altre il pieno giorno. E se è l'ora di mezzanotte, il Dharma vuole vedere che spunta il sole. È necessario che venga l'alba almeno per vagheggiare il vicino giorno, per vedere la maestà del sole che col suo impero di luce fuga le tenebre e, mettendo termine alla notte, imperla e fa risorgere tutta la natura nella sua luce e nel suo calore, plasmando tutto coi suoi benefici effetti. Ora è forse l'alba che tiene tutto l'onore di fare spuntare il sole? Ah no, essa è stata l'ultima ora. Ma se le altre ore non l'avessero preceduta, mai poteva dire l'alba: io sono colei che chiamo il giorno. Così sono gli atti, le preghiere per ottenere che spunta il giorno del regno della mia volontà divina. Sono come tante ore che ognuna tiene il suo posto d'onore e si danno la mano fra loro e chiamano il fulgido sole del mio volere divino. L'ultimo atto può essere come l'alba, e se questo non si fa, mancherà l'alba ed è inutile aspettare che presto sorge il suo giorno di luce sulla terra, perché plasmando e riscaldando tutto farà sentire più che sole che plasmando e scaldando tutto farà sentire più che sole i suoi benefici effetti, il suo regime divino, regime di luce, di amore e di santità. Così succede nella redenzione. Per tanti secoli la redenzione non venne, perché i patriarchi e i profeti si trovavano coi loro atti come nelle ore notturne e da lontano sospiravano il giorno. Come venne la Vergine Regina, formò l'alba ed abbracciando insieme tutte le ore notturne fece spuntare il giorno del Verbo sulla terra e la redenzione venne compiuta. Perciò non ti arrestare. È tanto necessaria la serie degli atti che passa pericolo che se tutti non vengono compiti non si ottiene il bene desiderato. Noi ci dobbiamo fermare. Maria, tu avevi qualcosa in mente da Bene.
bello finire questo, cioè, questo cenacolo, continuare questo cenacolo con la continua ripetizione di questi atti, perché uno porta l'altro e alla fine ci troveremo col numero compiuto e vedremo delle meraviglie incredibili, ma non ci possiamo fermare. Certo, no. C'è Luisa, veniva tutto più facile perché è stata portata da piccolina a fare il volere di Gesù. Era affidata dal Signore, lo vedeva, lo No, per favore, non pensiamo che Luisa ha dovuto passare delle prove e poi non ce le possiamo neanche lontanamente immaginare. Quindi, come dice Gesù, chi è capostipite di una missione deve passare delle prove, sacrifici e dolori che gli altri che devono ricevere i frutti di questa missione non ne hanno bisogno di passarli. Quindi non diciamo per Luisa era più facile, Luisa ha penato e altro che più facile, ha dovuto soffrire, sopportare tutte le nostre prove e poi ci ha presentato tutto il piatto d'argento. Quindi grazie Luisa che ci hai reso tutto così facile a noi. Veramente sì, non dicevo facile nel senso, ma ho capito che volevo che intendere, volevo solo appunto esprimere quello che hai detto tu per renderci conto di quanto sia quanto sia grande la missione di Luisa e quanto le abbia dovuto penare e soffrire per rendere a noi tutto facile. No, io intendevo nel senso che essendo Luisa essere presa da piccolina a portare a seguire la volontà di Gesù con tutto il suo soffrire, ci mancherebbe, in quel cerchio ho messo facile, e noi che abbiamo vissuto così tanto nella nostra volontà fino adesso, cominciare da adesso con tanti anni di brutterie, cominciare adesso rimane difficile, in questo intendevo, sì, ma infatti in questo quello che dici, certamente. Allora chiediamo la divina volontà, perché se noi ci apriamo e ci facciamo distruggere i nostri schemi, i nostri preconcetti, le nostre cose, la divina volontà in noi può fare in un giorno quello che è la santificazione secondo le devozioni, le virtù, le direzioni spirituali, i libretti e le cose eccetera eccetera non hanno potuto fare in 40, 50, 60 anni della mia vita. Volume 20, quel piccolo titoletto, il 4 novembre del 26, volume 20, la coppia più perfetta dei figli del regno del mio volere fu la mia mamma celeste. La coppia più perfetta dei figli del regno del mio volere fu la mia mamma celeste. Leggiamo insieme a te, Gesù, nella tua volontà, che abbiamo preso in vita nostra, questa nostra lettura, dei nostri pensieri, della nostra mente, del nostro cuore, del nostro amore. Vieni, divina volontà, leggere nelle tre vite, la stessa vita degli atti di Gesù, che Gesù ha già fatto per noi. Nel regno del Fiat Supremo avremo le coppie della sovrana regina, dice Gesù a Luisa. Nel regno del Fiat Supremo avremo le coppie della sovrana regina, sicché anche lei sospira, aspetta questo regno divino sulla terra per avere le sue coppie, sulla terra per avere le sue coppie. Che bel regno che sarà, il regno di luce, di ricchezza infinite, regno di perfetta santità e di dominio, la santità stessa di Dio, della volontà divina, quindi di Dio. I figli nostri di questo regno saranno tutti re e regine, saranno tutti il sangue divino della Trinità, saranno tutti appartenenti alla famiglia divina e reale, racchiuderanno in loro tutta la creazione, avranno le similitudini, la fisionomia del nostro Padre Celeste e perciò saranno il compimento della nostra gloria e la corona del nostro capo. I figli del regno della regina, regno divino sulla terra. D'altra parte Gesù doveva venire a regnare sulla terra, deve regnare sulla terra. Paradiso terrestre era terrestre, non era? Sì. Deve ritornare a essere terrestre. Il regno del però appunto divino. Il regno del Fiat si chiamerà pure il regno della Vergine. Volume 20, 10 novembre del 26. La mia mamma celeste fu la prima che occupò il primo posto nel cielo come figlia del volere supremo.
e siccome fu la prima, tiene intorno a sé il posto per tutti i figli del Fiat Supremo. Sicché intorno alla regina del cielo si vedono tanti posti vuoti che non possono essere occupati da altri se non dalle sue coppie. E siccome fu lei la prima della generazione della mia volontà, il regno del Fiat si chiamerà pure il regno della Vergine. Quindi il regno del Fiat si chiamerà il regno della Vergine. Oh, come in questi figli nostri si riconoscerà la sovranità su tutta la creazione, come era per Adamo all'inizio, che lo ripetiamo, perché essi, in virtù della mia volontà, goderanno vincoli indissolubili con tutte le cose create. Staranno in continui rapporti di comunicazione con esse. La creazione. Saranno, come era l'inizio, tutto in ordine. No? Saranno, e lui era la messa come re dell'universo. Saranno i veri figli in cui l'Eterno Creatore si sentirà onorato, glorificato ad averli per figli, perché riconosceranno in loro la loro, delle tre divine persone, la loro volontà divina operante che ha riprodotto le sue vere immagini. Sì, più altri facciamo nel divolo della divina, e noi possiamo spiegare questo, più altri facciamo nel divolo della divina. Non è che viene così senza il regno suo, però vuole gli atti nostri nella divina volontà. La regina sovrana non sarà più sola nel suo regio trono, avrà le altre regine che la circonderanno. Il volume 23. Sì, Carla. Sì. No, solo una riflessione. Una sottolineatura. Mi senti? Sì. Ah, solo una sottolineatura di due parole che sembrano piccole, però come dire, Gesù le usa e racchiudono tutto. Saranno i veri figli in cui l'Eterno Creatore si sentirà onorato e glorificato. Onore e gloria. Queste sono anche le ultime parole degli scritti di Luisa, in cui si fa un inno alla madre regina, sono i veri figli che le daranno onore e gloria. Allora, queste due parole racchiudono tutto, perché volume, è bello sapere che cosa vuol dire, a volte sono due parole che ci danno l'idea di una cosa bella, ma che cosa vogliono dire in modo specifico non lo sappiamo. Ne abbiamo forse già parlato in passato, però mi piace ricordarlo. In un volume che adesso non ricordo, cioè, Gesù spiega che io ti onoro quando ti do la possibilità di darmi tutto quello che hai. A me mi viene semplice l'esempio della cucina, no? Quando si dice onorare la cuoca. Se tu mangi, assaggi tutto quello che lei ti ha preparato, onori la cuoca. Se chiedi il bis, onori la cuoca. Onorare la padrona di casa quando accetti l'invito. Quindi dai la possibilità a quella persona di darti. E quindi i veri figli della divina volontà, Dio, si sente onorato perché finalmente ha la possibilità di dare tutto quello che vuole. Di dare tutto quello che vuole è glorificato. La gloria ha a che fare sempre, quando sentiamo gloria, pensiamo sempre a compimento della volontà di Dio. Si dà gloria a Dio quando si compie lo scopo. Una cosa creata dà gloria a Dio quando compie lo scopo per cui è stata creata. Noi diamo gloria a Dio finalmente quando compiamo lo scopo per cui siamo stati creati. Quindi l'Eterno Creatore, addirittura nell'ultimo ancora passo degli scritti di Luisa del 28 dicembre 1938, dove c'è questa apologia alla Madre Santissima, ancora il regno della Vergine, lei finalmente sarà onorata e glorificata insieme a Dio, cioè potrà onorata avere l'opportunità di dare tutto quello che ha, tutta la sua maternità divina, generare Gesù vero e completo in ognuno dei suoi figli, e si sentirà glorificata perché finalmente vede compiuto nei suoi figli lo scopo per cui sono stati creati.
Ecco, una riflessione proprio su queste due brevi paroline che però vogliono dire tutto, e per questo Gesù le ripete in modo specifico, non a caso, nel voler indicare la completezza, onorare, dare la possibilità a Dio di darci. Se noi non ci disponiamo, lui non viene onorato perché non ci può dare quello che ha. Glorificarlo quando lasciamo che lo scopo della creazione si compia su di noi. Possiamo andare avanti, se volete. La Regina Sovrana non sarà più sola nel suo regio trono. Avrà le altre regine che la circonderanno. Volume 23, 18 gennaio del 28. La Regina del Cielo, nella sua gloria e grandezza, è come isolata, perché avendo vissuto lei sola nel primo atto di Dio, cioè nella pienezza e totalità del volere divino, essa è regina isolata, non ha il corteggio delle altre regine che la circondano e la pareggiano nella gloria e grandezza che possiede. Essa si trova nelle condizioni di una regina che, sebbene circondata da damigelle, da panci, da figli amici, che le fanno onore e le tengono compagnia, ma nessuna regina pare a lei le fa il grande onore di circondarla e di tenerle compagnia. Che sarebbe più onore ad una regina della terra, essere circondata da altre regine pare a lei, oppure da persone inferiori di condizione, di gloria, di grandezza e di bellezza? Passa tal distanza d'onore e di gloria tra chi è circondata da regine e chi solo è circondato da altri, che nessun paragone regge al confronto. Bello, ritornano queste parole, onore e gloria. Sì. Cioè lei si sente onorata se può trasmettere a noi la sua regalità. E quindi se le diamo l'opportunità di trasmetterci la sua regalità, la sua maternità divina. Quindi onorare la regina. La regina. Figlio mio, figlio del mio materno cuore, volume 34, 10 febbraio del 37. Figlio mio, figlio del mio materno cuore, tu mi hai costituita regina e madre, ma dov'è il mio popolo? Maria Santissima che parla del figlio del... I miei figli dove sono? Se fossi capace di soffrire, io sarei la regina, la madre più infelice, perché pur possedendo il regno, io sono priva di sudditi che vivono della stessa volontà di cui io vivo. In chi mi sarà dato provare le gioie della mia maternità se non ho figli cui poter affidare la mia grande eredità? Fa che regni presto il Figlio Divino, poiché la tua mamma si sentirà felice appieno soltanto quando avrà il suo popolo e la sua figliolanza, diventi come lei della tua volontà. Credi tu, figlia mia, che io possa rimanere indifferente a questa accorata preghiera della madre mia, che continuamente risuona al mio orecchio, dolcemente si insinua nel mio cuore e lo ferisce come freccia d'amore? No, né io lo posso, né io lo voglio. Da che ella non mi negò mai nulla di quanto le chiesi, come potrei opporle un rifiuto? Il mio stesso cuore mi spinge ad accontentarla. Per incoraggiarti vieppiù ad unire le tue alle nostre brame, voglio che ti rivolga la parola la stessa mamma mia, dice Gesù. Figlia del mio materno cuore, il regno della divina volontà sarà infallibilmente il regno mio, poiché a me lo affidò la Trinità sacrosanta. I decreti divini non si spostano neanche lui. Così come mi affidò il Verbo Eterno allor quando egli discese dal cielo in terra. Ora, coi miei sospiri ardenti, con le mie preghiere incessanti, ed ora col mio amore di madre e coi miei diritti di regina, io prendo d'assalto la Trinità Santissima, affinché questo regno veda la luce e trionfi nel mondo. In italiano si dice veda. Mamma. Questi miei sospiri, l'italiano interessa, sono.
Questi miei sospiri mi bruciano talmente da sentirmi come se in realtà non avessi gloria, mentre ne ho tanta, che cielo e terra ne sono ripieni. Perciò se non vedo formato il regno della divina volontà in mezzo ai figli miei, non sarò appieno felice. Solo allora sarò tale, quando essi vivranno in questo regno, perché ognuno allora mi raddoppierà la gloria che ora già possecco. Già, senza soldi non si può fare la gloria. Chiamando perciò gli uomini continuamente al mio cuore, io vo ripetendo loro: figli miei, venite alla mamma vostra, amatemi come io vi amo. Se voi non vivrete di quella medesima volontà di cui dissi io stessa, non potrete offrirmi amore di veri figli, né vi sarà possibile conoscere sin dove giunga il mio amore per voi. Immagina, mia diletta, che l'ardente brama che ho di questo regno mi spinge a discendere dal cielo e a visitare tutte le anime. Ah, grazie, Madre Santa. Grazie. Bene che stai scesa. Grazie, Madre Santa. È scesa. Tanti anni so che è scesa. Quando trovo un cuore, quando trovo un cuore disposto a vivere di volontà divina, io penetro in esso ed ivi formo la mia dimora per preparare con decoro e con amore il posto al Fiat divino, che a sua volta prenderà possesso dell'anima e formerà in essa la propria vita. Ecco perché sempre con lei sono dice, sempre attraverso di lei, arriva prima la cosa, sempre fare solo la lapida. Per raggiungere questo mio intento, io mi renderò inseparabile dai figli miei, metterò a loro disposizione come muro insormontabile di fortezza la mia vita, il mio amore, le mie virtù, i miei dolori, affinché essi possano trovare nella madre loro tutti gli aiuti di cui abbisognano per vivere in questo regno sì santo. Allora il mio gaudio sarà completo, il mio amore si riposerà nelle creature, la mia maternità troverà in esse il vero affetto filiale. Mettendo in festa cielo e terra, farò a tutte da regina e spanderò ovunque grazie inaudite e sorprendenti. E poi i fiorellini si inchinano, tutta la cosa si inchina perché passa la mia volontà. Benissimo. Figlia diletta, rimani sempre strettamente unita alla mamma tua per invocare ed anelare incessantemente con lei il regno della volontà divina. Vieni, o volere supremo, a regnare sulla terra, in veste di tutte le generazioni, vinci e conquistate. Adesso sì. No, no, volevo solo, ecco, fare riferimento a quando lei dice riceverò doppia gloria. Proprio la gloria, come abbiamo detto, si riferisce al compito della volontà di Dio. Se le è stato dato il compito della redenzione e quindi il suo fiat mi è impresso in ogni atto della redenzione con diritto materno, le è stato anche dato il compito, come dire, di scendere dal cielo e radunare i suoi figli, fino a che non li ha radunati tutti, non li ha chiamati tutti, non è andata, come dice lei, in ogni paese, in ogni comunità, in ogni famiglia, in ogni, da ogni individuo, per raggruppare e fare come mamma, essere come mamma, raggruppare i suoi figli e come regina far regnare la divina volontà, la sua gloria non è completa, perché lei, la sua gloria, che è la stessa gloria divina riferita alla creazione, quindi la gloria ad extra delle opere di Dio, non è ancora completa. Quindi quando riceve la risposta dei figli della divina volontà, può fare la divina volontà nei suoi figli, la sua gloria è raddoppiata. E quindi dobbiamo vedere sempre come gloria, la parola è sempre legata al compimento della volontà di Dio.
Ora la mamma celeste vuole, desidera, aspetta il regno della volontà divina sulla terra, nel quale ci saranno le anime che, vivendo in esso, formeranno la vita nel primo atto di Dio, le quali acquisteranno la regalità e il diritto di regine. Si vedrà da tutti impresso in loro un carattere incancellabile, che sono figlie del Re Divino, e come figlie l'aspetta il titolo e il diritto di regine. Queste anime terranno la loro dimora nella reggia divina, perciò acquisteranno nobiltà di modi, di opere, di passi, di parole. Possederanno tale scienza che nessuna le potrà eguagliare. Saranno investite di tale luce che la luce stessa annunzierà a tutti che è regina, che ha vissuto nella reggia della mia volontà. Penso un po' che scoperte ci saranno. Onde la regina sovrana non sarà più sola nel suo regio trono, avrà le altre regine che la circonderanno. La sua bellezza rifletterà in esse, la sua gloria e grandezza troverà in chi potrà versarsi. Oh, come si sentirà onorata, glorificata! Perciò desidera chi vuol vivere nel Fiat Divino per formarsi le regine nell'atto primo di esso, per poter avere nella patria celeste il seguito delle altre regine che la circonderanno e le daranno gli onori a lei dovuti. Ecco, mi viene immediatamente, che bella fortuna poter, diciamo, avere una pallida idea di che cosa vuol dire il dono della divina volontà, pallidissima come ancora ce l'abbiamo noi. Immaginiamo adesso che questa cosa che abbiamo letto, immaginiamo una persona che non conosce, allora pensa, queste anime staranno come regine nel regno della redenzione, dove tutto su meriti umani, la risposta alla grazia dice, ma no, io non merito tanto, ma come potrò mai raggiungere questa cosa? Qui invece nella divina volontà noi sappiamo già che siamo niente, e questo deve accadere perché lo vuole la Madonna più ancora di noi, ne va del suo onore, della sua gloria. Allora non ci confondiamo proprio con l'idea, mamma mia, la santità della divina volontà, adesso vivo nella reggia e tutto quanto, questi meriti, come non li merito io? No, sappiamo che noi siamo niente, è una questione di decreto divino, di onore divino e di gloria divina, e la Madre nostra Santissima lo vuole più di noi, ne ha diritto, e quindi noi nel nostro facendoci mettere nella divina volontà consentiamo a lei e alla divina volontà di compiere lo scopo, e non ci viene neanche per l'anticamera del cervello il discorso riguardo ai meriti umani, al nostro posto, no, noi siamo niente, e quello che vogliamo è il merito e la gloria della divina volontà, in cui il nostro niente si è fuso. E guardiamo che, cioè, ci vuole grazia per comprendere questo, perché se poco poco noi stessimo ancora nel regno di redenzione a leggere queste cose diremmo, oh ma santità grande, ma come devo fare, non la merito, così. Invece noi proprio non ci sconquinfera per l'anticamera, sappiamo che siamo niente, diciamo, Madre nostra, vieni ad onorare e a glorificare in noi la divina volontà, portaci nella tua reggia, perché questa è gloria divina. Il 9 luglio, volume 24, 9 luglio del 28, Gesù ci dice, ora tu devi sapere che come tu festeggi la mamma, la sua sovranità, la mamma festeggia la figlia, la neonata di quel Fiat che lei amò tanto e che lo tenne per vita. E festeggia in te ciò che tu stessa non conosci per ora, ma lo conoscerai di poi. Non sai tu che lei sospira le piccole regine, che sono piccole figlie del mio volere, per fare loro festa, che far loro la festa che lei riceve, senza che pensiamo di essere noi le grandi, ma è la divina volontà che è la grande. Il regno dell'imperatrice celeste, il regno della divina volontà giungerà certamente, dice Gesù. Volume 33, 14 maggio del 35. Il regno della divina volontà giungerà certamente.
Tu calcoli umanamente e perciò il suo avvento ti sembra difficile. Poi secondo lui dice, ma chissà quando, non chissà quando, c'era invece ragionamenti umani. L'ente supremo invece adopera le proprie misure divine, le quali sono tali da far uscire in modo semplicissimo ciò che all'intelletto umano pare impossibile. È chiaro. E poi non c'è forse la regina del cielo che col suo dolce impero prega continuamente perché questo regno venga sulla terra? E quando mai abbiamo negato alcunché a questa madre celeste? Il nostro essere è incapace di resistere alla potenza delle sue preghiere, poiché la forza che ella possiede è la medesima che anima la nostra volontà. È come nell'incarnazione, no? È in virtù di essa che ella impetra con pieno diritto questo santo regno, il quale le verrà indubbiamente concesso, e sarà anzi denominato il regno dell'imperatrice celeste. Che non farà mai la celeste madre regina del popolo suo e dei figli che in essa abiteranno? Ella concederà loro grazie mai udite, sorprese mai conosciute, opererà miracoli che scuoteranno cielo e terra, metterà a loro disposizione i suoi mari di grazie, di santità, di potenza e porrà in fuga tutti i loro nemici. Per tenerli al sicuro, li circonderà con le sue virtù, coi suoi dolori e con quelli del suo divin figlio Gesù. Li farà crescere nel proprio grembo, li nasconderà nel suo amore, li coprirà con la sua luce, mediante le sue stesse mani li alimenterà col cibo della volontà divina. Ma ha chiesto una signora a protestare, qualche giunta una volta qui, voleva proprio la Maria Santissima, voleva, ma sono io qua. Ce l'ha un altro. Quanto lavoro non le procureranno queste anime e qual contento non proverà ella nel trasformarle in coppie fedeli in sé mediante le più tenere cure e le più assidue premure materne. Esse saranno le sue beniamine, le sue segretarie, le potenti calamite da cui il suo sguardo non si potrà mai scostare. Già mai. E con le quali avrà tutto in comune, amore e vita, gioie e dolori. Vivendo del mio volere, esse formeranno la sua più dolce compagnia, parteciperanno della sua fecondità materna e godranno dell'eredità di ogni suo atto. Formeranno la compagnia, partecipano della fecondità materna. Dell'eredità di suoi atti. Come si sentirà felice e largamente ricompensata questa dolce madre quando vedrà che vi è chi la comprende, chi le rassomiglia, chi la vezzeggia, chi vive come lei della volontà di Dio. Perché solo nella divina volontà l'uomo trova a sua disposizione tutto ciò che fece Gesù nella sua santissima umanità, nella sua passione. E solo chi vive nel fiat divino può ricevere in pienezza tutti i beni che vengono dalla maternità della Regina del Cielo. Ascoltiamo Gesù nel volume 36, il 20 aprile del 38. Non solo il mio sizio, ma tutto ciò che feci e dissi nella mia volontà sta sempre in atto di dire alla mia mamma dolente: madre, ecco i figli tuoi. E la metto al loro fianco per aiuto, per guida, per farla amare da figli. Ed essa in ogni istante si sente mettere dal figlio suo al fianco dei suoi figli. Ed oh, come li ama da mamma. E da loro la sua maternità per farmi amare come lei mi ama. E non solo, ma col dare la sua maternità mette il perfetto amore tra le creature affinché si amino tra loro con amore materno, che è amore di sacrificio, di disinteresse e costante.
Ma chi riceve tutto questo bene? Chi riceve tutto questo bene? Chi vive nel nostro Fiat di Gesù sente la maternità della Regina. Lei, si può dire, mette in bocca ai suoi figli il suo cuore materno, affinché succhino e ricevano la maternità del suo amore, le sue dolcezze e tutte le sue doti, di cui ha arricchito il suo materno cuore. Un po' collegato con quel succare il sangue di Adriano. Cioè, tutta in pratica la sua stessa vita, la sua stessa... Che hai detto, scusa? Figlia mia, chi vuol trovarmi, chi vuole ricevere tutti i nostri beni, e la stessa madre mia, deve entrare nella nostra volontà e deve rimanervi dentro. Noi entriamo anche in questo istante continuamente nella tua volontà, Signore, prima a vivere ogni nostro atto nella tua volontà divina, prendere come vita di ogni nostro atto interno, esterno, volontario, volontario, la tua volontà divina. Quindi avremo come vita nostra anche gli stessi atti di Maria Santissima. La Vergine Maria vuole dotare gli uomini del suo amore di madre e farli eredi del suo stesso figlio. Il 28 dicembre del 36, volume 34, Luisa scrive: come, tra l'altro, come Adamo peccando aveva tramandato ai suoi discendenti la triste eredità di tutti i mali, delle passioni e delle debolezze, così anche la celeste regina, mediante la propria vita vissuta nella divina volontà, può conferire ai propri figli il diritto di ereditare tutti quanti i suoi innumeri beni. O la sublime eredità che la sovrana signora vuol far conoscere e donare alle umane creature. Ella, che vive nelle anime loro, vuole renderle partecipi della propria maternità divina. Vuole che esse generino in se stesse Gesù, gli facciano da mamma, lo difendano da qualsiasi offesa e lo amino di quel medesimo amore con cui essa stessa lo ama. Grazie al Vangelo, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, chiunque fa la volontà del Padre mio, che nei cieli questo è mio fratello, sorella, madre, eccetera. Marina, c'è qualcosa da commentare, da aggiungere? No, mi è bella questa confessione, questa proclamazione, nel vedere, diciamo, la luce in quella frase del Vangelo, no? Come dire, lui stava predicando, a un certo punto la madre stava fuori e loro pensavano quasi che Gesù non volesse stare a sentire sua madre, oppure che lei dovesse avere... dice, ma il Signore Gesù, tua madre sta fuori. E dice, no, ma chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Sembra quasi che umanamente, a volte, no, si sembra quasi uno sgarbo alla madre, invece altro che sgarbo, Gesù dà a sua madre un onore e una gloria e un titolo divino, non umano, perché in un altro caso, per esempio, quando quella donna gli grida, benedetto il grembo che ti ha portato, e lui dice, ma non benedetto il grembo, benedetto ancora di più chi fa la volontà del Padre mio. Quindi l'amore che si dà a Maria Santissima di aver prestato il suo grembo, quello è un decreto divino, il suo merito più grande non è quello di essere stata scelta, essere stata concepita immacolata, aver costituito la maternità naturale di Gesù, ma quello di aver fatto la divina volontà in ogni atto. E in questa divina volontà si è madre, si è padre, si è fratello e si è sorella Gesù. Quante volte Luisa, facendo gli atti nella divina volontà, Gesù la chiama, la mamma mia, vuoi che ti chiami madre? Resta sempre nella divina volontà. Quindi chi sta nella divina volontà è fratello, è sorella, è madre, è padre a Gesù, perché si crea il legame della famiglia divina, si partecipa a tutti
gli effetti della divina, che è la Santissima Trinità, e c'è la comunione completa, e quindi questa è la lode più grande che Gesù ha fatto alla madre. E chi è mia madre? Chi fa la volontà di Dio è mia madre, mio padre, mio fratello. Quindi ci vuol dire che non soltanto sua madre, ma anche noi possiamo raggiungere quel legame di unità, di fusione strettissima, vivendo nella stessa volontà in cui ha vissuto la madre sua. E quindi ecco, ogni parola del Vangelo trova il suo compimento, la sua gloria, alla luce delle verità della divina volontà. Senza di queste verità, il Vangelo è nella sua interpretazione, a livello del nostro livello di comprensione, è zoppo nella Chiesa. Quando queste verità saranno conosciute e vissute da noi e da tutti i nostri fratelli, allora il Vangelo troverà il suo vero compimento, quindi si compirà con il testamento finale, come dice Gesù, definisce questi scritti, questi sono l'ultimo testamento d'amore che Dio fa alla creatura. Quindi l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento è l'ultimo testamento. Questo non vuol dire che gli scritti di Luisa sono considerati Non ci sei. Ecco qua. L'ultimo testamento d'amore, Gesù lo definisce, del creatore alla creatura. E quindi, pur non essendo rivelazione pubblica, c'è l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento e l'ultimo testamento d'amore che mette a compimento tutto, cioè è il compimento della rivelazione, il compimento dell'ultimo libro dell'Apocalisse. Quindi tutta la rivelazione pubblica si viene compiuta attraverso quest'ultimo testamento, che è già contenuto in modo criptico, in modo quasi codificato, in modo incubato nell'Antico e nel Nuovo Testamento, ma tramite questi scritti viene dispiegato, viene aperto come un codice, viene decodificato e imboccato come un cibo semplicissimo a noi figli, senza tutte quelle storture, quegli ingigantimenti della teologia, dei vari ragionamenti, dell'interpretazione delle scritture. Arriva Nostra Madre Santissima e ai suoi piccoli bambini scopre, apre i sigilli e fa conoscere tutto i misteri del regno. Beati ti ringrazio Padre, perché ai piccoli hai fatto conoscere le verità del mio regno. E questi sono questi scritti, niente di meno. Certo, a me colpisce tanto come nel catechismo, nella redenzione, anche nella Santa Messa, si fa diciamo sempre questa riferimento alla parola mistero, il mistero dell'incarnazione, il mistero pasquale. Negli scritti di Luisa la parola mistero non esiste, è vero, ci è stato compiuto. Per questo pure il rosario, no? Non altro che misteri. Nel primo atto glorioso, è là il dispiegamento del mistero, che si rende atto compiuto. E quindi tutto ciò che è mistero diventa chiaro come la luce del sole, senza bisogno di andare all'angelico, alla gregoriana, il dottorato, eccetera eccetera, ma restando piccoli bambini, restando piccoli bambini con le nostre bocche attaccate alla bocca di Gesù, come dei piccoli agnellini. Decodificati, cioè soltanto nella mia divina volontà la creatura può vedere il vero rapporto tra il creatore e i creati, il rapporto tra il redentore e i redenti, il rapporto tra il santificatore e i santificandi. Questo ci dispiega, cioè la luce della verità,
che vi spiega tutti i rapporti tra il creatore e la creatura, che sono rapporti di vita, non di legge né di disposizione, e quindi vengono dispiegati nella divina volontà. La regina madre del Verbo, madre delle creature, messaggera tra i popoli. Volume 30, 13 marzo del 32, da Vergine, annunciatrice, messaggera, conduttrice del regno della divina volontà. Pensavo tra me, scrive Luisa, Gesù mi ha inceppata e legata con catene che non c'è pericolo che si possano spezzare. Sono in realtà la povera prigioniera. Oh, come vorrei la mia mamma celeste in mia compagnia, affinché sotto la sua guida potessi vivere come bisogna vivere nella divina volontà. Ma mentre ciò pensavo, il mio dolce Gesù ha ripetuta la sua breve visitina e tutto tenerezza mi ha detto: nel vederti chiamare la nostra mamma celeste come tua guida, il tuo prigioniero Gesù ha esultato di gioia nell'avere la sua dolce compagnia nel nostro lavoro. Ho esultato di gioia. Tu devi sapere che fu lei la vera e celeste prigioniera della mia divina volontà. Quindi conosce tutti i segreti, le vie, possiede le chiavi del suo regno. Anzi, ogni atto che faceva la regina prigioniera preparava nel suo atto il posto per ricevere gli atti della creatura, fatti nella divina volontà, gli atti nostri fatti nella divina volontà. Ogni atto che faceva Maria Santissima preparava nel suo atto il posto per ricevere gli atti che noi facciamo nella divina volontà. Ed ho come la sovrana celeste sta in aspettativa e sull'attenti per vedere se la creatura opera nel mio fiat, per prendere con le sue mani materne questi atti e chiuderli negli atti suoi come pegni, come antidoti che si vuole al regno della divina volontà sulla terra. Sicché questo regno fu già formato da me e dalla celeste signora. Già esiste. Solo che si deve dare alle creature. Per darlo è necessario conoscerlo. E siccome la celeste signora è la creatura più santa, più grande, e che non conobbe altro regno che il solo regno della mia divina volontà, occupa il primo posto in essa. Per diritto la celeste regina sarà l'annunciatrice, la messaggera, la conduttrice di un regno sì santo. Perciò pregala, invocala, ed essa ti farà da guida, da maestra, e con amore tutto materno riceverà tutti gli atti tuoi per chiuderli nei suoi e dirgli: gli atti della mia figlia sono come gli atti della sua mamma, quindi possono stare coi miei, per raddoppiare il diritto alle creature di ricevere il regno della divina volontà. Siccome questo suo regno Dio lo deve dare e la creatura lo deve ricevere, ci vogliono gli atti d'ambo le parti per ottenere l'intento. Quindi, colei che tiene più ascendenze, più potere, più impero sul cuore divino, è la sovrana del cielo. I suoi atti staranno a capo col seguito degli altri atti delle creature cambiati in divini, in virtù della mia volontà. Saranno capo per dare il diritto ad esse per ricevere questo regno. E Dio, nel vedere questi atti, si sentirà mosso a darlo per quell'amore che ebbe nella creazione, che il tutto operò, tutto creò per fare che la sua volontà si facesse come in cielo così in terra, e che ogni creatura fosse un regno della sua volontà, che avesse il suo totale dominio. Perciò sempre avanti nell'operare e vivere nel fiat supremo. È tutto ben risposto a noi, vivere tutti gli atti nella divina volontà. Sì, bisogna solo vivere perché abbia un totale dominio.
No, allora c'è il regno della divina volontà. L'orizzonte che dobbiamo avere è la nostra vita, cioè il regno della vita. Noi il Signore ci ha messo in questo spazio nel tempo e nella nostra vita si compie, si deve compiere la totalità del regno. Non c'è niente che dovremmo vedere di fuori, di diverso, eccetera. Le forze del male continueranno a combattere e Gesù lo dice chiaramente, saranno pochi. Quindi non è che il regno della divina volontà vuol dire che i campanellini usciranno dagli alberi e tutti quanti saranno... No, il mondo al di fuori, certo ci saranno dei cambiamenti come in ogni era e tutto quanto, ma la pienezza totale del regno della divina volontà si deve vivere nel mio tempo, nella mia vita. Nella mia età. E quindi l'unica cosa importante è impiegare la mia eternità, voglio dire, eternalizzare ogni atto del mio tempo per renderlo regno eterno della divina volontà. Dice Gesù nel volume 16, bisogna sempre nella sfera della divina volontà guardare dentro, dobbiamo guardarci dentro, perché guardare dentro la divina volontà vuol dire trovare i sei atti, immedesimarsi in essi, ripetere gli atti. Se guardiamo fuori, cominciamo a parlare intorno al regno, circa il regno, speculare sul regno, ma non saranno atti dentro il regno. Quindi nella divina volontà noi possiamo soltanto guardare dentro, perché se guardiamo fuori, come dice Gesù, se ci mettiamo sul balcone, un giorno o l'altro, siccome siamo più abituati alle nostre miserie che alle ricchezze che stanno dentro il palazzo, un giorno o l'altro, se ci affacciamo sempre alla finestra, usciremo per non rientrare più. E quindi la sfera eterna del regno della divina volontà noi ci dobbiamo stare dentro e guardare sempre nel centro di essa, mai guardare fuori. E quindi il regno della divina volontà si compie pienamente, per, così come si è compiuto in Luisa, così come si è compiuto Gesù, così come si è compiuto in Maria Santissima. Che facevano loro? Dice, ma guarda, non hanno neanche inventato il motore a scoppio, che regno della divina volontà vogliamo avere? Cioè loro non hanno aspettato niente, l'hanno completamente vissuto senza il motore a scoppio, senza l'energia nucleare, senza le cose esterne, senza Garabandal e senza Medjugorje. Voglio dire, Maria Santissima ha compiuto pienamente il regno nella divina volontà in lei, nel tempio, a Nazareth, in Egitto e dovunque essa si trovava nel tempo. Quindi noi ci dobbiamo convincere che il tempo per noi si rende eternità nel momento in cui noi viviamo nella divina volontà. Quindi non c'è nessun evento che si deve compiere, nessuna condizione che deve essere soddisfatta affinché noi possiamo vedere o vivere il regno della divina volontà. Il regno della divina volontà è adesso: o vivo dentro e ci guardo dentro, oppure aspetto e guardo fuori, però non lo vivo. Quindi noi già sappiamo, però ce la dobbiamo ripetere tra di noi e ci dobbiamo convincere che il regno della divina volontà è adesso, le cose strabilianti si stanno verificando adesso. E se aspettiamo che si verificano degli eventi, potremmo magari restare delusi. Anche se potessimo vivere 3.000 anni, vedremmo come magari ci saranno altre 4-5 guerre mondiali. Altre cose così, però abbiamo perso il regno della divina volontà perché guardavamo fuori e non dentro. E quindi rendiamoci conto che la nostra vita è finita e che ogni nostro atto viene eternalizzato nella divina volontà. Quindi in essa prendiamo tutto, fuori di essa rimaniamo con un nanosecondo in mano che è già finito e lo perdiamo. Quindi se vogliamo stare nell'eternità
l'eternità, se vogliamo stare con Dio e fare tutto quello che fa e aggrappare tutto il tempo e tutta l'eternità, dobbiamo solo guardare dentro e rimanerci dentro, senza neanche pensare a quando Luisa verrà beatificata. Oh, lasciamo le mani. Gesù stesso ha detto: il regno di Dio è dentro di voi. Ma il regno, qual è il regno più, la prova, il miracolo lampante? Che ci stanno 4, 5, 6, 7, 8 anime di varia estrazione, di varia cultura, e ce ne sta una e due con la mamma nell'etere, in un sottoscala, che si sentono gli uccellini da fuori, voglio dire, altro che miracolo. Poi magari lo vedremo in un futuro, ma il miracolo si sta compiendo adesso ed ora. Se noi vedessimo, se noi sentissimo e capissimo quello che vede e capisce Gesù, che sta alle vostre spalle e sta qui in silenzio, e noi stiamo qui a parlare e lui sta lì in silenzio, che guarda e capisce e vede tutto e vuole operare in noi, se capissimo questo miracolo, ma come dire, povera casa di Carla, schizzi di cervello dappertutto, scoppieremmo, no? Allora, il miracolo si verifica adesso, e tant'è vero che c'è un Dio vivo e vero, in corpo, sangue, anima e divinità, che sta guidando con figli di luce tutti i nostri atti e tutti i nostri pensieri. Meno male che non lo capiamo a fondo, altrimenti scoppieremo. E poi i muri li devono imbiancare di nuovo, perché tutti gli schizzi del cervello di Vilma vanno lì e li sporcano. E poi che schifo, tutto il sangue, basta. Invece no. Mi serviva, grazie, serviva pure a me. 48, Carla. No. L'amore della sovrana regina è diffuso in tutto il creato, perché il Fiat, nel suo slancio infinito, lo diffondeva ovunque. Scrive Luisa nel volume 24, il 22 aprile del 28. Pregavo la sovrana regina che venisse in mio aiuto e mi prestasse il suo amore, per poter amare col suo amore di madre il mio dolce Gesù. E Gesù ha soggiunto: figlia mia, l'amore della sovrana celeste è diffuso in tutto il creato, perché quel Fiat che solo col pronunziarsi aveva slanciato in tutto l'universo tanta varietà delle nostre opere e datele la vita, abitava in lei. Ed essa, il suo amore e tutti gli atti suoi li emetteva nel Fiat divino, il quale, non sapendo fare cose piccole, ma grandi e senza limiti, nel suo slancio infinito diffondeva l'amore a tutti gli atti della mamma celeste, nel cielo, nelle stelle, nel sole, nel vento, nel mare, ovunque ed in ogni cosa. Il suo amore è diffuso ovunque, i suoi atti li trovi dappertutto, perché il mio Fiat ovunque li diffondeva ed animava tutto con l'amore e atti di lei. Né io sarei stato contento, né mi sentirei amato ed onorato, se non trovassi in tutte le cose, fin sotto la terra, l'amore e la gloria che mi dava la mamma mia. Sarebbe stato un amore spezzato ed una gloria divisa, se non la trovassi in tutta la creazione. Molto più che in tutte le cose, l'avevo amata. Era giusto che in tutto trovassi il suo amore diffuso, e sempre in atto d'amarmi e di glorificarmi. Ne avrebbe potuto farmi breccia un amore spezzato, che non mi corresse ovunque appresso, e quindi non avrebbe potuto tirarmi dal cielo in terra nella stretta prigione del suo seno materno. Le sue catene d'amore furono tante, per quante cose creai, in modo che io scesi dal cielo come un re, tutto inanellato ed accerchiato dalle catene d'amore della regina del cielo. E se il suo amore giunse a tanto, lo deve al mio Fiat divino, che regnando in lei da sovrano, rapiva il suo amore nel mio volere, e lo allargava ovunque, e gli atti di lei ricevevano tutte le tinte degli atti divini.
Perciò, se vuoi l'amore della mamma regina, fa che il mio fiat ti domini. Diffondi il tuo amore e tutta te stessa in esso, affinché il mio fiat, rapendo il tuo piccolo amore e tutto ciò che tu fai, lo allarghi e portandolo ovunque dove esso si trova, che è dappertutto, trovi unito all'amore della mamma mia il tuo amore. E tu mi darai il contento che la piccola figlia del mio volere non mi dia un amore spezzato e diviso, ma amore in tutte le cose e dappertutto. Nascondiamo i nostri atti negli atti della celeste mamma che supplisce per noi. Mentre continuavo il mio giro in tutto ciò che è stato fatto nel volere supremo, volume 20, 2 novembre, sono giunta a tutto ciò che aveva fatto la mia mamma celeste in esso nel volere supremo, e le dicevo: sovrana regina, vengo a nascondere il mio piccolo amore nel mare grande del tuo volere. Lo facciamo insieme? Allora, cominciamo da capo. Sovrana regina, vengo a nascondere il mio piccolo amore nel mare grande del tuo amore. La mia adorazione verso Dio nell'immenso oceano della tua. I miei ringraziamenti li nascondo nel mare dei tuoi. Le mie suppliche, i miei sospiri, le mie lacrime pene, le nascondo nel mare delle tue, affinché il mio e il tuo mare d'amore sia uno solo, la mia relazione e la tua sia una sola. I miei ringraziamenti prendono la larghezza dei tuoi stessi confini. Le mie suppliche, lacrime e pene diventino un sol mare col tuo, affinché anch'io abbia il mio mare d'amore, di adorazione, eccetera, affinché come la tua sovrana altezza impetrò con questo il sospirato redentore, così anch'io mi presento con tutti questi mari innanzi alla Maestà Divina per chiederle, per pregarlo, per scongiurarlo il regno del Fiat Supremo. Mamma regina mia, devo seguirmi della stessa tua via, dei stessi mari tuoi d'amore e di grazie, per vincerlo e far ricevere il suo regno sulla terra, come lo vincesti tu a far scendere il Verbo Eterno. Non vuoi tu aiutare la tua piccola figlia a darmi i mari tuoi per farmi ottenere che presto venga il regno del Fiat Supremo sulla terra? Ora, mentre ciò facevo e dicevo, pensavo tra me. La mia mamma celeste non si occupò né ebbe tanto interesse del regno del Fiat Supremo, che subito venisse a regnare sulla terra, ebbe interesse del sospirato redentore che lo ottenne, e del Fiat Divino che era più necessario e che doveva mettere il perfetto ordine tra creatore e creatura, non si occupò. Mentre aspettava lei, come regina e madre, di rappacificare la volontà umana e la divina affinché regnasse col suo pieno trionfo. In questo momento il mio sempre amabile Gesù mi ha detto a tutto bontà: figlia mia, la missione della mia inseparabile mamma era per il sospirato redentore e la compì perfettamente. Ma tu devi sapere che tutto ciò che feci, tanto io quanto essa, la sostanza, la fonte, la causa primaria, era il regno della mia volontà. Ma siccome per venire questo era necessaria la redenzione, mentre nei nostri atti al di dentro c'era il regno del Fiat, ecco quel regno dal di dentro, in tutti gli atti loro di Maria del Redentore, c'era il regno del Fiat. Certo. Perciò anche questo è l'importanza degli atti, è un regno interiore. Al di fuori, all'esterno dei nostri atti, eravamo tutti intenti ad occupare
ed occupati per il regno della redenzione. Il compito suo era il regno della redenzione. Per il suo vivere nel Pia Divino, la gloria della Vergine è insuperabile. In virtù di esso accentrò in sé tutte le creature. Per il suo vivere nel Pia Divino, la gloria della Vergine è insuperabile. In virtù di esso accentrò in sé tutte le creature, concependole nel suo materno cuore e dirocando il suo figlio Gesù in ciascuna creatura nel suo cuore concepito. Il 15 agosto del 26, volume 24, Luisa scrive: stavo pensando ed accompagnando la sovrana regina quando fu assunta in cielo, e il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, come inneggiando la sua mamma celeste, mi ha detto: figlia mia, la gloria della mamma del cielo è insuperabile. Nessun altro delle regioni celesti possiede mari di grazie, di luce, mari di bellezza e di santità, mari di potenza, di scienza e d'amore. E molto più questi mari li possiede nel mare interminabile del suo creatore. Gli altri abitatori della patria celeste, la beata, al più posseggono chi piccoli rivoli, chi le goccioline, chi le fontanine. Solo lei è l'unica, perché fu la sola che fece vita nel Fiat Divino. Mai ebbe luogo in lei l'umano volere. La sua vita fu tutta la volontà divina, ed in virtù di essa accentrò in sé tutte le creature concependole nel suo materno cuore, e bilocando tante volte il suo figlio Gesù per darlo a ciascuna creatura che aveva concepito nel suo vergine cuore. Perciò, quindi non ha aspettato la croce per essere affidati noi come suoi figli, lei lo sapeva già. Lei sì, evidentemente. Lei sapeva già tutto. Lei sapeva già tutto. Sì, che bella scoperta. Già ci sentiva, sentiva da questa giornata. Che bella scoperta. Perciò la sua maternità è estesa a tutti. Tutti possono darsi il vanto di dire: la madre di Gesù è la madre mia. E questa madre sì dolce, amabile, amante, ci dà a ciascuno il suo figlio diletto come pegno del suo amore materno. Solo la mia volontà poteva darle questa virtù di concepire tutte le creature come figli suoi e di moltiplicare tante volte il suo figlio Gesù per quanti figli teneva. E che dobbiamo essere tanti altri Gesù. Noi, ecco perché poi anche il padre ci riconoscerà se saremo altri Gesù. Ora, Gesù continua, in cielo l'altezza della madre sovrana, possedendo i suoi mari, non fa altro che innalzare onde altissime di luce, di santità, d'amore, e le scarica sul trono dell'ente supremo, il quale, per non farsi vincere dall'amore di lei, da sotto i mari della Vergine Regina, perché tiene il suo più esteso, più profondo, forma le onde sue più alte e le versa su di lei. E lei prepara le altre, e Dio le altre, in modo che tutto l'empire resta allegrato da queste onde di luce, di bellezze, d'amore e simili, tanto che tutti prendono parte e godono. E vedendo che loro, cioè i beati, non possono formare queste onde, perché non posseggono mari, comprendono che la loro madre regina, se tutto possiede, è perché formò la sua vita e santità nella volontà divina. Sicché i santi nella Vergine conoscono che significa santità del volere divino della creatura, e perciò sospirano altre creature che portino questi mari nella patria celeste per veder formare altre onde incantevoli e di loro godimento maggiore. Ed ecco anche perché chiedono che sulla terra a Dio ti faccia fare atti nella divina onda sulla terra, le creature che sono sulla terra, no? Perché è una beatitudine in più. Che hanno tutti i santi, godono di più queste, un atto di volontà divina è un atto di Dio, quindi è una nuova abitudine per loro. Non ricevono i santi che stanno in cielo. La terra non la conosce ancora la santità nella mia volontà, e perciò amo tanto di farla conoscere. Ma il cielo è ben nota, perché c'è la regina sovrana
che sola vederla si fa rivelatrice della santità del mio Fiat, sicché lei, in virtù di esso, fu portento in terra di grazie per sé e per tutta l'umana famiglia, ed è portento di gloria nella patria celeste, né nessun'altra creatura si può dire simile a lei. Non so se con questo concludiamo, ma volevo soltanto dire che questo passo è quasi gemello con un altro passo di cui adesso non mi ricordo il volume. Questo è il passo dove Gesù spiega la gloria di Maria Santissima in cielo, e poi c'è un altro passo dove si parla della gloria di Adamo in cielo, e quindi nella gloria di Adamo in cielo tutti gli angeli, i santi, capiscono la nobiltà della natura umana, come era stato creato l'uomo, a quale santità doveva essere elevato. E vedono in lui anche una grande santità, perché ci sono tanti gli atti di Adamo innocente, quindi vedono, capiscono che cosa vuol dire santità del vivere nel divin volere. Guardano Maria e vedono fin dove può arrivare, vedono questa santità compiuta, non spezzata, ma compiuta dall'inizio alla fine. E quindi, come per dire, i santi e gli angeli in cielo sono come una partita di test, guardano Adamo, guardano Maria, guardano dove Dio voleva arrivare e si sentono estasiati, poi guardano Maria e si sentono ancora più estasiati perché vedono quella santità compiuta. E quindi la gloria di Adamo e di Maria Santissima in cielo sono uno spettacolo così strabiliante che quando lo vedremo ci diamo quell'appuntamento quel giorno e festeggeremo insieme.